Ciao a tutti astronauti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parleremo della nascita delle stelle, perché anche loro nascono come gli esseri umani. Vabbè, direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito. Stelle e pianeti nuovi nascono in vaste nubi interstellari di gas e polvere, con un processo che può richiedere milioni di anni. Le nubi di gas che danno origine alle stelle sono chiamate nubi molecolari e sono composte da gas idrogeno. Sebbene l'idrogeno sia per lo più distribuito nello spazio in maniera estremamente rarefatta, se qualcosa disturba la nube se ne possono formare aggregati più densi. In una tale situazione i globuli di gas possono iniziare a contrarsi a causa della gravità e attirare altro gas che si accumula al centro. Alla fine le regioni centrali diventano così dense e calde che danno origine alle stelle. Queste brillanti stelle neonate possono illuminare le nubi in cui si sono formate, creando uno spettacolo abbagliante di luce e colore. Adesso vi parlo un po' delle stelle neonate. Le stelle più giovani della nebulosa di Orione sono ancora circondate da densi dischi di gas e polvere. Il telescopio spaziale Hubble ne ha fotografati 30. Sono chiamati dischi protoplanetari perché dal gas e dalla polvere presenti potrebbero prima o poi formarsi dei pianeti. Adesso vi parlo della nebulosa di Orione. A una distanza di 1500 anni luce dalla Terra, questa colorata nube di gas è la regione di formazione stellare più vicina alla Terra. La nebulosa di Orione contiene stelle giovani e massicce che emettono enormi quantità di energia, facendo brillare vividamente i gas circostanti. Là si può vedere facilmente usando un binocolo per osservare la costellazione di Orione, ma i colori saranno molto più tenui di quelli qui illustrati. E adesso infine vi parlo dei vivai di stelle. La nostra galassia contiene molte regioni di formazione stellare. La nebulosa Testa di Cavallo, che alla luce ordinaria ricorda il profilo della testa di un cavallo, è rosa nell'immagine all'infrarosso qui sotto. Se mai, se riesco, ve la posso mettere. Scusate il rumore. La nebulosa della Carena, 4 volte più grande della nebulosa di Orione, è famosa per un colossale pilastro di gas e polvere chiamato Montagna Mistica. Ragazzi, questo video purtroppo finisce qua. Speriamo che vi sia piaciuto. Seguiteci sui nostri social. Singolarmente su Instagram ci chiamiamo cat_leo_brown e vi lascio la foto se riesco, se no ve lo dico a voce e anche nella descrizione, e sophie_bati, e insieme ci chiamiamo Astronomia Tutta la Vita. Lasciate like, iscrivetevi e a sabato prossimo, ciao!